1 qui del Colle Soverato a Baronissi, una vittoria importante su un campo che non è sicuramente facile, come lei stesso aveva anticipato alla vigilia, una vittoria pesante non solo in chiave classifica ma anche per la reazione della squadra dopo aver perso il primo set. Abbiamo perso il primo e devo dire che loro lì erano veramente messi in campo molto bene e hanno forzato molto a servizio, ci hanno messo in difficoltà. Noi avevamo i battitori spin, che c'è anche i battitori flotter, ci hanno messo in difficoltà, poi siamo usciti, abbiamo macinato il gioco, stiamo crescendo perché stiamo molto lavorando sulla difesa, oggi ha iniziato a funzionare, perciò ben venga. Poi sul finale eravamo un po' tutte e due le squadre sulle gambe, siamo all'inizio, tre partite, qualche acciacchino ce l'abbiamo, però veramente abbiamo messo qualcosa in più che ci vuole in questi momenti a livello mentale, e devo dire che le ragazze hanno fatto molto bene stasera. Anche oggi chiamate in causa diversi atleti anche dalla panchina, il gruppo ha risposto, si chiude bene questa settimana molto intensa, tre gare in una settimana, sappiamo che non è semplice, e i risultati maturati anche oggi confermano che questo sarà un campionato veramente difficile, cioè, e bisognerà lottare ogni domenica. No, devo dire che Millesimo, soprattutto Millesimo e Taborelli sono entrate, ci hanno permesso di vincere, comunque di vivere un momento importante del match, e devo dire che sono state molto brave, molto attente, e dobbiamo fargli i complimenti perché non è facile entrare così a freddo nei momenti decisivi, loro l'hanno fatto, hanno avuto grande lucidità, perciò facciamo un grande applauso anche a noi. Coach Castiglio, sconfitta 3-1 in casa per Baronissi contro Soverato, Baronissi comunque che ha lottato in ogni set, era partito bene pure nel primo parziale vincendolo, comunque una squadra che pian piano sta progredendo, sappiamo che l'obiettivo deve essere quello della salvezza al cospetto di un Soverato invece che ambisce all'alta classifica. Sì, sono oggi, si può dire, vero, sono incazzato nero, tanti complimenti a... alla squadra di Soverato, a Leo, al presidente Mandozzo che lo so molto. Loro sono forti, quindi il nostro primo set penso che era manuale della pallavolo perché abbiamo giocato veramente a altissimo livello, soltanto che se non mantieni la concentrazione per tutto il lungo della partita paghi, e lì si vede un pochino anche la differenza. Sono incazzato nero anche perché certe prestazioni non sono state all'altezza della situazione, però che prendiamo, un giudizio sul Soverato perché che avevate già affrontato diverse volte in precampionato, adesso siamo alla quarta giornata del campionato, una sua impressione? Beh, sono due squadre completamente diverse, non c'era l'S1, la Grey, non c'era il palleggiatore, non c'era anche un centrale, ma noi sapevamo che le partite estive lasciano il tempo che trovano. Questa è una squadra che le faccio tanti complimenti, prima al presidente, secondo a Leo, perché che vinca il campionato. E infine un servizio su questo Baronissi dopo le prime quattro partite. Era il Baronissi che si aspettava, al di là dei risultati, parliamo soprattutto delle prestazioni di Concesino, si aspettava questo tipo di squadra che oggi ha combattuto in ogni serie. Sì, noi abbiamo 4 punti in classifica che sulla carta dovevamo avere 0 per il tipo di squadre che dovevamo trovare. La prossima settimana andiamo a Trento per esempio. Quindi ancora non abbiamo trovato, tra virgolette, una squadra scontro diretto, però queste cose qua, queste partite servono per amalgamare, per affiatare un po' le nostre caratteristiche, quindi io sono molto fiero di quello che stanno facendo le mie ragazze, stanno lavorando solo, quindi posso fare solo i complimenti delle prestazioni che stanno facendo.